Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Belen Rodriguez si è raccontata un po'. Tra poco tornerà in televisione con due programmi, Only Fun, comico show su 9, che presenterà insieme ai Pampers, e Amore alla prova, la crisi del settimo anno su Real Time. Dopo Mediaset, ad accoglierla sarà Warner Bros. Il desiderio di Belen, alla soglia dei 40 anni, è che il pubblico si scordi che era la bellona di turno e la veda solo come presentatrice. In attesa di scoprire se il suo sogno si realizzerà, la Rodriguez ha fatto una confessione su Francesca Fagnani e il suo format Belve. Belen ha candidamente ammesso di aver rifiutato più volte di partecipare a Belve, perché la conduttrice Francesca Fagnani fa audience puntando sulla cattiveria. La Rodriguez ha dichiarato: «Ho rifiutato l'invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però al posto della conduttrice sarei un po' più buona, più comprensiva, solo che poi non farebbe lo share che fa». Belen è contenta di tornare a lavorare in TV perché le è mancata l'adrenalina tipica del pre-diretta. Sogna di diventare una conduttrice di successo, magari eguagliando la carriera delle presentatrici che stima di più. Chi sono? Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere. Mi hanno tutte dato fiducia.